Eccoci qua, ben trovati. Nuovo appuntamento con la nostra amica psicologa, psicoterapeuta Giusy Cardona. Eccoci qua, ciao Ciao Giusy, Fulvio, ben ciao a trovata. tutti, grazie, ciao. Quale argomento è con noi oggi? Oggi è con noi un argomento molto interessante, parliamo sempre delle trappole mentali, ma nello Sì. specifico parliamo di due trappole mentali molto frequenti, Quali? l'aspettativa e le illusioni. Ricordiamoci che le trappole mentali di per sé non sono negative, sono produzioni del nostro cervello sotto forma di pensieri, di atteggiamenti e di costruzione appunto della realtà. Di per sé non sono negative, ma lo diventano quando sono rigide, quando sono esasperate. E oggi ne trattiamo due. Dai. La prima sono le aspettative. Io ho aspettative, tu hai aspettative, tutti quanti le Io abbiamo. ce l'ho. E di per sé, come abbiamo detto, non è negativo avere delle aspettative. Che cosa sono? Sono quando attribuiamo agli altri sentimenti, pensieri e comportamenti che generalmente facciamo noi. Quindi io mi aspetto che, siccome sono puntuale, sono una persona insomma abbastanza ligia al dovere, mi aspetto che anche Furio si comporti esattamente come me. E non contemplo il fatto che a volte lui non faccia esattamente come faccio io, ok? Anzi, questo mi crea molto spesso rancore e astio, eh? Quindi le aspettative di per sé non sono negative, lo diventano quando io ho la pretesa che gli altri si comportino esattamente come mi comporterei io. E questo veramente crea un sacco di problemi in tutti gli ambiti della nostra vita, nella dimensione sentimentale, nella dimensione lavorativa, un sacco veramente di problemi. L'altra invece trappola mentale sono appunto l'illusione della conoscenza. Quando io credo che attraverso la conoscenza, attraverso la razionalità e la logica posso spiegare tutto quanto. Ecco, questa Non non è è la così. mia. Non è così, perché io posso anche studiare un manuale di disturbi mentali oppure un manuale di ansia, ma questo non è che in qualche modo mi protegge da non sentire l'ansia. Quindi questa è davvero un'utopia. Proprio il discorso di non che attraverso la razionalità, attraverso la logica, io possa in qualche modo contenere l'aspetto irrazionale. Quindi che cosa si può fare per quanto riguarda la prima trappola mentale, cioè le aspettative? Certamente pensare che tutti quanti siamo fatti di biopsicosociale e cercare in qualche modo di tollerare noi stessi, ma di contemplare il fatto che anche gli altri sono diversi da noi e hanno Certo, anche punti di vista diversi. Per certo. quanto riguarda invece l'altro aspetto, cioè le aspettative, soprattutto l'illusione della conoscenza, è che la conoscenza ci può in qualche modo proteggere, ci può rassicurare, ci può in qualche modo allontanare il dolore, ma che soltanto il sapere conoscitivo non ci preclude, insomma, dalle emozioni. Questo è un po'. Dall'emozione. Bene, allora io ti dico grazie Grazie mille per averci a voi. dato anche questa pillola di conoscenza di psicologia. Sì, sempre Bene. importante, sempre e comunque, non è soltanto il sapere, ma lo diciamo sempre, il sapere, il saper essere e il saper fare. Queste sono due Bene. dimensioni importanti. Grazie Giusy. Alla Grazie mille prossima. a voi. Ciao. Ciao Furio, grazie, ciao.